La vita di Davide Orler è stata un'avventura meravigliosa, un'epopea in cui la semplicità delle origini e l'umiltà del pittore hanno convissuto con la straordinarietà degli eventi e degli incontri. L'arte di Davide Orler si è sempre caratterizzata per la sua autenticità, per essere una pittura espressionista, la cui peculiarità e la capacità di trasferire sulla tela i moti di un animo complesso senza dover necessariamente applicare la rinuncia alla mimesi. Sia la sua vita sia la sua arte lo rendono particolarmente vicino al fruitore, con cui spontaneamente non può che instaurarsi un rapporto di empatia. Davide Orler ha prodotto nell'arco di 60 anni di attività un cospicuo numero di opere di qualità e originalità data dalla necessità intima dell'artista di rinnovarsi, senza lo sforzo di chi cerca a tutti i costi il clamore del nuovo. Si può, a ben ragione, affermare inoltre che nel panorama artistico italiano ed internazionale degli anni 50 e 60, spesso fatti di eccessi iconoclasti, Orler si pone come una sorta di outsider che ha sempre ritenuto l'arte mezzo spirituale di comunicazione. In particolare, risulta necessario dover trattare della fede religiosa che, pur conoscendo momenti di dubbio, ha mosso l'arte orleriana, spingendola all'interrogazione del divino, tanto da portarci ad affermare che ogni opera a soggetto sacro non è per lui altro che un modo per andare, tramite il dono della creatività, alla ricerca di Dio, di bussare alla porta del mistero della fede e della vita e in ultimo addentrarvisi. Questo aspetto, benché Orler abbia spesso rappresentato l'intimità dei suoi luoghi di origine, fa che la sua produzione sia per nulla provinciale, quanto invece lucida prosopopea dell'umanità. Dal punto di vista stilistico, la produzione di Orler è in continuo rinnovamento e in confronto con quella dei grandi artisti che egli ebbe modo di conoscere, ricercando nelle tracce, nella sincerità dell'amicizia, di frequentare o di incontrare fortuitamente. La critica ha spesso sottolineato la vicinanza di Orler a Pablo Picasso e, come segnalato giustamente dal critico Giampaolo Trotta, non si tratta di adesione mondana o di maniera, come sarebbe stato per molti artisti italiani della sua stessa generazione. Il picassismo di Orler consiste infatti in una scelta stilistica adoperata ai fini di rappresentare il mondo in modo onirico e talvolta fiabesco. Il giovane Orler, che si accosta alla tela, ha infatti lo spirito di un infante che si stupisce del mondo che lo circonda e che ne racconta con lo stesso coinvolgimento gli aspetti sublimi e quelli dolorosi. A tale proposito appare opportuno ricordare la vicinanza artistica non tanto a Picasso quanto a Marc Chagall e a Georges Rouault. Infatti il cubismo orleriano, sebbene faccia uso della geometrizzazione analitica dei maestri francesi, ancor più spesso usa la riduzione dei piani prospettici e la semplificazione delle figure per trasmettere un'ispirazione poetica più che scientifica. La grande avventura è stata quella di aver acquistato, che poi è andato tutto a monte, la casa di Chagall, le due ville di Chagall. In Costa Azzurra? Sì, in Costa Azzurra. E Picasso l'ho conosciuto dopo alla California, che era sopra Cannes, che è la penultima sede che lui residenza, ha. Sì, perché sì. Lui, quando aveva riempito, non faceva come me qua, che dovevi cambiare, 10 anni fa avrei dovuto cambiare perché è strapieno.
lui quando era pieno comprava una casa vuota e andava dentro, questo era Picasso. Certo. Come Chagall, Orler viaggiò a lungo, conservando sempre vivo ed affettuoso il ricordo per le terre della Valle del Primiero, dove era nato. A Venezia, città della quale aveva sempre subito il fascino, si stabilì definitivamente dopo gli anni di servizio nella Marina Militare. Quest'ultima scelta di vita gli consentì di spostarsi per tutta l'Italia e conoscere realtà molto diverse dalla sua. Come Chagall, Orler dipinse temi popolari ed infine, come l'artista russo, amò le icone e ad esse si ispirò per molte delle sue opere. Chagall, nonostante fosse ebreo, aveva riconosciuto il valore identificativo e unificatore della figura di Cristo e la potenza comunicativa delle icone russe. Stesse caratteristiche che, sebbene fondandole su una profonda fede, Orler vide in quelle immagini del divino. A queste si dedicò completamente da un certo punto della sua vita, collezionandole e trovandone ispirazione per i soggetti sacri. Un po' come Georges Rouault, che avrebbe stemperato l'angoscia esistenziale delle tele del primo periodo con la luminosità dei soggetti religiosi, vedendo nel sacro l'unica ancora di salvezza dal mare delle sue inquietudini. Andando indietro agli esordi dell'artista fino alla sua adolescenza, leggiamo nella sua autobiografia che egli amava definire la pittura come una febbre che ne avvampava l'animo. Scriveva: all'inizio fu un amore che si manifestò con naturalezza e spontaneità. Quando accompagnavo mio padre e ci recavamo al vecchio mulino di Mezzano, dipingevo sui muri qualche immagine della Madonna. Figure naif e senza alcuna prospettiva, ma che rispondevano ad una mia personale ricerca di cui già a quell'età avvertivo il bisogno. Cominciai a copiare dai vecchi manifesti, a rubare le tovaglie di mia madre, a creare qualche colore con le uova del pollaio. Non si parlava, è ovvio, di potenza pittorica. Balbettavo come un innamorato che mormora frasi inconsulte. Qui eri bambino, forse. Sì, ragazzino, insomma, dai. Eh beh, 1941, 10 anni. Esatto. 1944. Sì, ma erano magari copiate da qualche cartolina. Volantino, da qualche volantino, cartolina. Sì. Certo. Questi invece sono tutti dal vero, questi paesaggi così, sì? No? Ah, sì. Questo tutto è Mezzano. Tempere. Sì, Mezzano, certo. Solito, fatto dall'alto. Sono tempere, quale rubava le uova a mia madre. Ah, cioè ti facevi il colore? Mi facevo i colori, sì. Ma che bello. Eh beh, certo, perché in tempo di guerra a Mezzano non doveva questo, essere facile questo. Trovare i colori. Era impossibile. Il nostro artista inizia a dipingere con maggiore costanza e consapevolezza a partire dal 1949. Sin dalle prime opere si riesce a scorgere nella sua pittura una quantità di tematiche diverse, paesaggi, ritratti, collage, fatti di vita vissuta, soggetti sacri. Si tratta di una sorta di materia aggrovigliata, difficile da districare, proprio perché varia nella tecnica e ricca di rimandi. Certamente esse erano sintomo di furore e di entusiasmo, ma in realtà mai avrebbero abbandonato il nostro. Certo, una tale libertà non sarebbe stata possibile se Orler avesse proseguito gli studi all'Accademia, dove si era iscritto a 18 anni e aveva lasciato per la Marina. La Marina e la vita sarebbero stati l'unica grande scuola di Orler. Furono anni intensi che mi dietero la possibilità di conoscere l'Italia, soprattutto il sud, carico di colori e di quella luce intensa, così diversa da Venezia e dalle mie montagne del Trentino. Quello che vedevo e quello che sentivo lo traducevo di getto nella tela, senza ripensamenti, senza compromessi, alternando il lavoro a bordo con i miei pennelli, con il mio concetto di pittura. Tanto forte era il bisogno di dipingere di quegli anni che nulla poteva fermarmi. Nelle lunghe pause tra un'uscita di mare e l'altra, mi rifugiavo nella mia piccola casetta di Contessa, alle porte di Messina, che avevo preso in affitto e usavo come studio.
Lì nacquero gran parte dei miei quadri siciliani. Il calore di quella terra, i volti di quella gente, i fatti grandi e piccoli di ogni giorno erano per me fonte inesauribile di ispirazione. Come se ogni singolo fatto, ogni singolo sguardo racchiudesse in sé tutto quel mondo in un tutt'uno indissolubile che dovevo in qualsiasi modo trasfigurare nelle mie tele con pari forza, con pari violenza. Allora, qui sono tutte sei negli anni della Marina, giusto? Anni Marina. E tu le dipingevi, ecco qua, sul retro delle carte nautiche. Li dipingevi sul lato bianco, sul lato stampato della carta nautica. Lasciando le coste intatte, vedi? Certo. Erano quelle le carte nautiche che retrocedevano. Questi sono i coscritti di Mezzano col carro, infiorati tutti. Certo. Si ubriacava. Uno che ha bevuto troppo. Uno che ha bevuto troppo, certo. Quell'altro giù per terra. Della piena consapevolezza arriva nel 1958, quando, lasciato il mare, si stabilisce definitivamente a Venezia. Di questo anno è la tela Maternità, il tema classico è qui interpretato alla maniera picassiana. Le figure sono piatte e semplificate, le forme voluminose e tondeggianti, i colori vivacissimi e accesi, tanto da rimandare alle opere di Picasso degli anni 30. Nonostante tutto, l'ascendenza sacra del tema non è dimenticata da Orler, in particolare nelle grandi mani della madre che tengono saldamente il bimbo, il quale ne richiama le attenzioni con il gesto delle braccia che si sollevano indirizzandoci al viso di lei. Il suo sguardo mesto e il volto serio fanno per un istante all'osservatore attento disperdere la dimensione giocosa e trassognata del complesso dell'opera. Nel corso della sua vita, Orler ha dipinto davvero un'enorme quantità di tele a soggetto biblico o evangelico. Per comprenderne appieno le radici, sembra opportuno rifarsi alle sue stesse parole ed in particolare a quel brano della sua autobiografia che tratta del momento della conversione. Nei confronti dell'educazione religiosa che avevo ricevuto a Mezzano, era cresciuta presto in me una progressiva ribellione interiore che mi aveva portato ad un precoce allontanamento dai precetti e dalle pratiche della fede. Contestualmente, con gli anni, si era accentuato nel mio intimo un sentimento di gnosticismo e panteismo esistenziale. Fu alla Spezia, mi resi gradualmente conto dei terribili rischi connaturati a questa strada, che non conduceva altro che alla disperazione interiore. Se infatti si ritiene che la materia è solo e nient'altro che la materia, lo spirito in pratica si pietrifica e inaridisce e non vede nulla a parte ciò che gli sta di fronte. Da questo momento Orler fece sue le parole di Papa Paolo VI nel discorso degli artisti del 7 maggio 1964, che li invitava a mettere il loro lavoro a servizio dell'uomo. Le rappresentazioni del sacro in Orler si sono modificate nel corso degli anni man mano che l'artista assaggiava nuove tecniche. Oggi ci appaiono straordinariamente sorprendenti i volti di Cristo dipinti nei primi anni 70 e simili esemplari di Cristo e della Madonna del 1987. In essi riconosciamo le sembianze del volto grazie a quei tratti di colore materico direttamente spremuto dal tubetto. Si tratta di tele realizzate
con l'uso di pochissimi colori e a volte giocate su due tonalità dello stesso. Con questa tecnica il riferimento alla pittura gestuale e in particolare, come segnalato dalla critica, a quella di Mario Schifano appare d'obbligo. Ma invece soprattutto al dripping pollocchiano che sembra guardare questo Cristo del 1972 dipinto su tela a olio e nitro. Ciò che caratterizza queste tele è una grande libertà compositiva che sfiora l'astrattismo senza abbracciarlo. Nelle tele realizzate dagli anni 90 prevale la pennellata libera stesa con rapidità in forme sinuose e la trasparente luminosità resa attraverso colori brillanti, danno forma a figure leggere e ultraterrene. È il caso della Trinità Angelica, che nella composizione richiama l'iconografia orientale ed in particolare la celebre icona di Andrei Rublev. Il dipinto raffigura la scena in cui la Trinità fa visita ad Abramo per promettere a lui e alla moglie Sara una discendenza. Orler, per sottolineare la natura divina dei tre convitati, cancella dai loro volti ogni sembianza, lasciando invece più definiti i visi di Abramo e Sara. Infatti le pennellate ampie sono alternate nella tela a brevi tocchi di colore di ascendenza divisionista che definiscono il paesaggio circostante. Se questa tela raggiunge luminosità tramite le giuste posizioni di colore e l'alternanza con spazi bianchi, questo stesso effetto nelle tele degli anni 2000 è ottenuto tramite l'uso della tela di Utah. È il caso della deposizione del 2004. Orler realizza moltissime tele con questo soggetto. Se alcune sono scure e quasi monocrome e si ispirano alle deposizioni del maestro Felice Carena, questa invece è luminosa e colorata. Le pennellate sono lunghe e rapide e definiscono in maniera essenziale i contorni delle figure. Nell'opera, le Tre Marie osservano Giuseppe d'Arimatea, che regge le gambe di Cristo esanime. Orler rivela in quest'opera tutta la sua passione per l'arte moderna e realizza una composizione che mescola assieme la deposizione di Caravaggio, come notiamo dalla posa curva di Giuseppe d'Arimatea, e la Pietà di Michelangelo, cui lo stesso Caravaggio si era ispirato per la posa del Cristo, il cui corpo, nella tela orleriana, come nel pittore bresciano, è abbandonato verso il masso sepolcrale. Un ulteriore elemento che avvicina la nostra deposizione alla Pietà è dato dall'andamento orizzontale della tela e della Madonna, posizionata al centro e che quasi sembra accogliere tra le sue braccia la figura del figlio. Per quanto riguarda i colori, notiamo un largo uso del rosso e diverse sporcature di giallo. Senza dubbio, entrambi sono mutuati dalle icone della tradizione russa e bizantina e rappresentano la passione, ma anche la regalità di Cristo. Orler, per realizzare un capolavoro come quello appena visto, non per forza ha necessità di usare molti elementi, ma a volte gli bastano pochissimi e sommari gesti. Per il nostro artista riutilizzare materiali di scarto era consuetudine, anche quando realizzava le sue sculture. Lo vediamo nella Crocifissione del 2008. Su una base di legno macchiata di colore è fissato in verticale un grande frammento di sughero grezzo e concavo, che accoglie come in una nicchia la croce, formata da più elementi, in legno, in polistirolo, in gomma piuma. Attorno alla croce si attorcigliano spirali metalliche, quasi a figurare una sorta di industriale corona di spine, e sono fissati un coperchio in latta dipinto di rosso a simboleggiare la passione o il Sacro Cuore di Gesù,
ed un telo sporcato di rosso, azzurro e bianco come una sorta di sindone. L'abitudine al riciclo dei materiali si era sviluppata un po' per invenzione, un po' per necessità, sin dalla gioventù. Come avvenne negli anni in marina, quando riciclava il tessuto dismesso delle amache, e come accadeva, seppur in altro modo, peculiarmente nel caso dell'accordo stipulato con l'amico Tancredi Parmeggiani. Tra noi c'era un'amicizia di vecchia data. Ci eravamo conosciuti perché quasi compaesani. Lui era di Feltre, io di Mezzano, e attratti dalla stessa passione. Mi ricordo ancora i tempi di quando mi passava le sue tele dipinte e poi scartate per un guizzo d'ira e di rifiuto. Il nostro patto era che io avrei potuto usarle sul retro, a condizione però che coprissi, o meglio cancellassi, la sua pittura abbozzata. Tra le tante opere che conservo nel mio studio, ci deve essere ancora un rotolo di circa 50 tele, che porta quei segni e quelle macchie. È lì a Venezia che hai incontrato, ad esempio, Tancredi. Tancredi l'ho conosciuto là, benché era vicino, perché Feltre dista pochissimi chilometri da Mezzano. Da Mezzano. Quindi eravamo quasi paesani. Cioè, certo. Qui ha pitturato Tancredi, era il periodo dei quadretti a spatola, sì, più o meno grandi, e qui davanti sul rovescio facevo, infatti questa è la tela del rovescio, io contrapponevo i paesaggi di Mezzano, le nevicate, eccetera, quasi per ripicca, perché non ero tanto d'accordo della sua arte informale, della sua arte astratta, eccetera. Mentre effettivamente forse avevamo ragione tutti e due. Di questo patto resta testimonianza nel paesaggio invernale a Mezzano del 1960, sul cui retro appare quanto Tancredi aveva ritenuto di scartare del suo lavoro. Esso risulta riconoscibilissimo, data la luminosità del dipinto realizzato all'epoca dell'adesione allo spazialismo. Il paesaggio di montagna del 60 è reso con pochissimi colori. I marroni caratterizzano le case, come il paesaggio punteggiato e sfumato di verde. L'inverno è reso nelle strisciature e nei tocchi di bianco niveo. Il cielo è di un azzurro intenso e sembra virare verso lo smeraldo. L'intera composizione è rapida ed essenziale in alcune forme squadrate, alla maniera di Cézanne. La firma di Orler appare sullo stipite di una porta. Il dipinto è uno dei tanti paesaggi realizzati da Orler che si lasciò incantare tanto dalla quiete della montagna quanto dal fascino sfacciato del mare. Facendo un passo indietro negli anni tra i 60 e i 70, il paesaggio di Orler si sarebbe evoluto e modificato moltissimo. Non solo quello montuoso o marino, ma anche quello urbano di Venezia. Gli anni veneziani sarebbero trascorsi a partire dal 1958. Questo sarebbe stato un anno cruciale per Orler, che vinceva la borsa di studio della Fondazione Bevilacqua La Masa, consistente nella possibilità di usufruire di uno studio a Palazzo Carminati e che, notato da un critico durante una mostra nelle Dolomiti, avrebbe esposto su invito di Dore de la Souchère al Musée Grimaldi di Antibes, in Costa Azzurra. Ritornando a Venezia, Orler disse di aver trovato un ambiente molto stimolante per i giovani pittori come lui. Avrebbe risentito soprattutto dell'influsso di Carena. A lui mi legava una solida amicizia, la stessa che poteva esserci tra un allievo, qual ero io, ed un maestro, come era lui, fondata sulla stima e riconoscenza per tutto quello che aveva fatto per me e per la mia pittura. Le tracce di questo maestro restano certamente in Orler ed in particolare, come già detto, in alcune deposizioni e in alcune nature morte. Tra queste, ad esempio, la natura morta del 1971, dove vediamo una pennellata sfumata e morbida costruire una composizione scenografica in cui su uno sfondo scuro spiccano un ampio panneggio bianco e il teschio su di esso adagiato.
Gli anni di più originale sperimentazione sarebbero stati tuttavia i 70. Nei lavori di questi anni Orler sembra avere metabolizzato e reinterpretato la lezione di Bruno Saetti, maestro che aveva riscoperto e innovato la tecnica dell'affresco e molto noto per i suoi cerchi di colore, essenzialmente dei tramonti veneziani. Non è raro ritrovare questi stessi soli in Orler. Li vediamo per esempio in Mandorli e Sole, ancora del 1964, nei tramonti del 70 e del 72. Una reminiscenza del sole appare anche in Mandorli e Tramonto del 1972. Nella tela si possono subito vedere i nuovi approdi dell'opera di Orler. La pennellata non è più piatta, ma estremamente materica. Il tramonto infuocato è reso con una massa sabbiosa che conferisce al colore rosso corposità e cangianza. Stesso uso della sabbia lo riscontriamo in un'altra opera del 1972, Ricordo di una nevicata, tela ancora più complessa nell'uso dei materiali, essendo realizzata anche con l'ausilio di smalti. L'altra novità da segnalare è la nuova sintesi cui Orler è approdato. Il linguaggio della metà degli anni 60, pur mantenendo una certa figuratività, si è fatto sempre più ridotto, asciutto ed essenziale. In questo non possiamo che vedere l'insegnamento di Virgilio Guidi, ma soprattutto nelle masse materiche e scabrose riscontriamo in parte l'influsso di Edmondo Bacci e l'ultimo degli affreschi strappati e incollati su tela di Saetti. Non è solo tuttavia l'interpretazione dei maestri a caratterizzare il decennio 70. Si tratta infatti del periodo in cui Orler inizia a riprendere il collage, mezzo con cui si era espresso soprattutto negli anni giovanili, quando procurarsi tele e colori era impresa ardua. Il significato della nuova serie è però completamente diverso e, secondo parte della critica, rispecchia la diffusione dei movimenti del nouveau réalisme e della pop art. A questi anni risale anche la serie dei campi di inquinamento: cicche, scatole di sigarette, corde, stracci, frammenti di carta straccia, rifiuti di vario tipo e materiale vanno a comporre la tela. E così le 40 sigarette che ogni giorno Orler fumava finiscono sulla tela del 1975 intitolata L'ultimo atto con la natura, in cui persino la cornice è ricavata dall'artista tramite strisce di cartone ritagliate ed applicate sui bordi. L'opera è magnetica e colpisce per la sua verità, spietata ma inspiegabilmente bella. Orler neanche qui si dimentica della bellezza e applica un corposo ciuffo di materia pittorica sulla parte alta della tela, che quasi riesce a sembrare il petalo di un coloratissimo fiore. Forse l'opera può simboleggiare la sintesi dell'arte di Orler e della vita, aspirazione e percorso verso ciò che è bello e ciò che è giusto. La crisi dunque in questa serie sembra essere sfiorata, ma essa viene del tutto superata dai paesaggi realizzati a partire dal 1989. Qui il paesaggio è reso in termini estremamente essenziali e alla pittura si mescola l'applicazione di elementi desunti dalla natura, usati tanto per rappresentare se stessi quanto per andare a costruire delle immagini sulla tela, come appunto un collage. In queste opere la pittura è diventata un gesto, a volte pacato e lineare o capriccioso, contorto e rapido o sgocciolato.
Tuttavia, neanche questo fa riscontrare nella pittura di Orler violenza o fa intendere la pittura come un gesto liberatorio di qualche demone. Anzi, ne emerge solo la stessa voglia di fare, lo stesso furore indomabile della giovinezza. L'immagine neanche in queste opere è abbandonata. E così i dischi di legno tagliati orizzontalmente vanno a costituire rocce marine o montuose. I frammenti di corteccia vanno invece a disegnare abitazioni di montagna e le pigne a comporre paesaggi di mare. Orler trasporta letteralmente la natura nelle sue opere e non si limita a farci vedere un paesaggio, ma ci invita a respirarlo e a toccarlo.